Buongiorno a tutti. Trovate da oggi su Rosso una nuova proposta di legge denominata sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Questa è una legge molto semplice ma importante. Innanzitutto prevede che attiviamo un progetto pilota, quindi un test su scala regionale, finanziato appunto dalla regione, per realizzare un impianto di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo all'interno di un ospedale, cioè di una struttura pubblica, attraverso una valutazione di quali sono le strutture, diciamo, migliori adatte. Questo perché? Perché innanzitutto è una soluzione ecoefficiente per la gestione di questo rifiuto, che è molto, un rifiuto molto particolare, rischio infettivo, anche perché in questo modo riduciamo sia la pericolosità e ottimizziamo anche il trasporto, la raccolta e lo smaltimento. E parliamo proprio di un processo di autosmaltimento, cosa che non esiste nel Lazio, quindi trasformare un rifiuto speciale pericoloso, quello a rischio infettivo, che negli ospedali, diciamo, abbiamo moltissimo materiale, diciamo, che viene buttato via, in un rifiuto classificato urbano, quindi riduciamo la quantità, i volumi di oltre il 50%. E secondo i calcoli risulta che possiamo risparmiare il 75% di materiale se gli impianti di sterilizzazione fossero proprio gestiti direttamente dalla struttura stessa che produce questi materiali. Quindi in realtà è una legge che semplicemente ci fa risparmiare soldi, ottimizza anche il rischio infettivo, che sappiamo che è un problema oltre al regionale anche un problema nazionale, e permette anche di gestire i rifiuti in maniera molto più oculata. Quindi aggiungete proposte, suggerimenti a questo testo di legge e vediamo se un giorno diventerà un'altra legge della Regione Lazio. Grazie.